Sarà pieno di errori storici e inesattezze, ma a noi piace così com'è. Breivarte è così carico di pathos che molti, incluso me, si sono avvicinati alla ricerca storica, allo studio della storia, proprio grazie anche a film come questo. E ammettiamolo, siamo davvero disposti a perdonarle tutte a questo film, dallo Jus Primae Noctis al Kilt, che entrerà nel guardaroba scozzese solo 4 secoli dopo, passando poi anche per la battaglia di Stirling, che doveva prevedere un ponte e invece nel film non ha neanche un fiume. Ma tra tutte le inesattezze, Breivarte ha fatto una trasposizione esatta, meglio di altri film, di un dettaglio in particolare. Così esatta che l'ha dovuta in qualche modo edulcorare per renderla comprensibile al pubblico. E proprio questo film mi aiuta a parlarvi di una cosa che esisteva anche da noi. La nobiltà rurale. Nei primi minuti il film narra che il padre di William Wallace era un contadino. Subito dopo dice che era un borghese con terre proprie. E infine al suo funerale appare lo zio Argyle, fratello di suo padre, che a vedere come è vestito si direbbe tanto un nobile. Tutto ciò mi ha sempre lasciato un po' confuso. Il pubblico tende a credere che l'Europa medievale fosse divisa in 3 categorie di persone nettamente divise tra di loro. Il mondo clericale, formato da preti e vescovi, il mondo popolare, formato da contadini nelle campagne e bottegai nelle città, e il mondo dei nobili, rinchiusi nei loro castelli o nei palazzi cittadini. E invece la situazione era molto più variopinta di quanto possiamo credere. Nell'Italia centro-settentrionale, i nobili agresti o rurali erano tutti quegli individui che vivevano nelle campagne o nelle vallate, ed erano vassalli di grandi signori o vescovi o anche di monasteri. In molti casi si trattava effettivamente di discendenti delle svariate ramificazioni delle antiche grandi dinastie feudali. E prendendo ad esempio la Valle Camonica, i Beccagutti, i Federici, i Griffi e persino i Brusati e i Capitani di Sovere, insieme ad altre famiglie, erano tutti probabilmente discendenti da un'unica antica stirpe feudale, che era quella dei Conti di Mozzo, tra le più importanti casate dell'arco prealpino. Altre volte, invece, in quei villaggi dove la maggior parte della popolazione era formata dai manentes, che sono praticamente i servi della gleba, c'erano sostanzialmente dei semplici uomini liberi che in qualche occasione avevano supportato il vescovo o qualche signore, oppure avevano servito come gastaldi o bargelli, una qualche autorità, assicurandosi poco a poco l'ingresso in quella che è la nobiltà minore. Oppure nel periodo più florido dei comuni, le grandi città come Brescia fondarono nel contado altri centri urbani, là dove serviva a controllare degli accessi di confine o dei particolari snodi stradali, così come ad esempio aveva fatto fondando Castrezzato, Orzinuovi e Rudiano. E lì la città mandava dei milites, gente che semplicemente aveva un cavallo e delle armi, al quale il comune assegnava in infeudazione dei beni tutto sommato modesti che potessero garantirgli un minimo di rendita affinché questi continuassero a servire in queste guarnigioni di frontiera e vigilare per conto del comune su quei borghi. In tutti questi casi, che si trattasse di discendenti di antichissimi lignaggi, o di gente libera che aveva trovato il modo di rendersi utile alle classi dominanti, queste persone ricevettero delle agevolazioni fiscali particolari rispetto agli altri rustici e questi privilegi si protrassero anche nelle generazioni successive. È un caso famoso quello di Arduino di Ivrea, che attorno all'anno 1000 seppe intercettare il malcontento di questi vassalli minori, ottenendone così il consenso e facendosi proclamare re d'Italia durante una rivolta antiimperiale. Perché i vassalli minori di quel tempo godevano di piccoli privilegi e di un'influenza sociale discreta per il solo fatto che avevano ricevuto un feudo, un piccolo feudo. Ma la loro situazione era precaria, perché qualora l'autorità avesse deciso di togliere loro quei feudi o non assegnarli ai loro figli, l'influenza sociale e il prestigio e anche lo stile di vita di quella famiglia sarebbe cambiato radicalmente e molto in peggio. Col tempo, quindi, questa classe riuscì anche a farsi assegnare dei diritti di natura ereditaria. Per cui tutti quei nobili rurali che troviamo in Nord Italia d'inizio 400 erano tali per diritto di sangue, ma spesso non avevano più nemmeno delle proprietà allodiali o feudali, perché
tali da fargli mantenere il tenore di vita di un nobile. Ecco, la famiglia di William Wallace era proprio così. Apparteneva ad un'antichissima stirpe nobile e aveva qualche piccola proprietà lodiale. E il film descrive visivamente bene quello che poteva apparire come un nobile rurale del 3-400, ma siccome il pubblico non avrebbe potuto capire questa cosa, si è detto nel film che il padre di William era un contadino borghese. No! Un nobile rurale del 3-400 poteva apparire così, avere un cavallo, pochi ettari di terra e delle armi. Fine! Posso mostrarvi un documento scoperto negli archivi bresciani dal Monti della Corte, il Registro dei Nobili Agresti Bresciani, compilato fra il 1426 e il 1498. In questo fondo venivano raccolti i nomi di coloro che per antico lignaggio godevano appunto della nobiltà rurale, ma che non risiedevano in città. Quindi, non essendo dei cives, non potevano accedere alle magistrature cittadine, dove si discuteva la politica del comune, ma comunque pagavano delle tasse ad hoc ed erano esenti dagli oneri che ricadevano invece sui contadini. Accanto a nomi di famiglie importanti per la storia lombarda, ve ne sono altri che fanno strabuzzare gli occhi, dato che a fianco sono spesso descritti i loro mestieri. Caligari, mugnai, tessitori, insomma, artigiani. È chiaro che stiamo parlando di persone che erano nobili per diritto di sangue, ma ben si confondevano con la restante popolazione dei villaggi. Ora vi mostro delle polizze d'estimo di inizio 500, che sono sostanzialmente delle dichiarazioni dei redditi ante litteram ed appartengono proprio ai discendenti di questi nobili rurali. Come primo esempio possiamo prendere sempre il registro della nobiltà rurale che abbiamo appena visto, e in questo caso ci portiamo a Seniga, e tra tutti i nobili qui elencati prendiamo l'ultimo, Jacobus Quondam Raimondi de Pestorinis, o Pastorinis. E ora andiamo a vedere quelli che potrebbero essere i suoi discendenti, o comunque i probabili parenti di questo nobile rurale. Come vedete, questa è una polizza del 1533, di Paolo Fiol Quondam Bernardi Pestorini, cittadino de Bressa sul territorio del Seniga. Ecco, il fatto che fosse cittadino, quindi Cives ci dice che questi era ancora nobile in questa data. E dopo aver riportato i suoi parenti, vediamo cosa dice di possedere. Item perteghi 5 di terra radora vidata, cioè più 1, et un poco de casetta per mio uso de fora de borghi de Seniga. Questo è tutto ciò che dichiara di possedere. Altri membri di questa stessa famiglia Pestorini sono gli eredi del Quondam Filippo Quondam Andriol Pestorini, cittadin de Bressa, sopra il territorio di Seniga. Anche lui, dopo aver elencato i suoi parenti, passa a dichiarare le proprietà. Possessione radora vidata di più 7, possessione radora più 5, una caneva in castello e una casa de fuori de borghe di Seniga, per mio uso. Bestie 3, cioè vacche 2 e uno manzetto. Ora passiamo a un altro caso più eclatante. Tornando al registro della nobiltà, passiamo a Comezzano, e tra tutti i pezzotti qui elencati di questa famiglia, ci concentriamo su Cipriano Quondam Cristoforo de Pezzottis, del cui figlio possiamo leggere qui la sua polizza. Tutti i beni e crediti e debiti de Maister Bernardi, fiol de Quondam Maister Cipriano de Porzà, dit di Pezzot, in Comezzà. È proprio quel Cipriano Pezzotti di Comezzano di cui abbiamo letto prima, e il figlio si dichiara: i Maister Bernardi, di anni 50, Maringo de Legname, e Maringu il falegname. E dopo elencare i parenti che convivono con lui, passa a descrivere le proprietà. Item uno cortivo per mio uso in Comezzà, una casa affittata, libre 5, a Comezzà, e descrive tutti i crediti che vanta verso terzi. Fine. Questo è tutto ciò che dichiarava di possedere il figlio di uno che era iscritto alla nobiltà rurale. Solo verso la fine del 400 le cose cambiarono, almeno da noi, perché Venezia era, lo ricordiamo, una repubblica aristocratica, cioè fondata e basata sul ceto mercantile. È in quest'epoca che si iniziò a diffondere il concetto del more nobilium, cioè del tenore di vita adeguato per un nobile.
limitando perciò tutte quelle prerogative che prima dipendevano solo dal sangue, ma ora dipendevano anche dal livello di censo. Insomma, si afferma l'idea che coloro che discendono da stirpi gentilizie sono nobili solo se sono abbastanza ricche da poterselo permettere. Per cui dal XVI secolo, se un nobile praticava quelle che chiamano arti meccaniche, ovvero quelle che richiedevano l'uso delle mani per poter lavorare, poteva decadere immediatamente dal considerarsi un nobile. I gentili dovevano praticare solo l'arte guerresca o le arti liberali, cioè quelle che prevedono la produzione intellettuale, come l'avvocatura e il notariato. Ma badate, a differenza di quello che immagineremo oggi, l'arte medica era considerata un'arte meccanica perché i chirurghi usavano le mani, per cui non era considerata un mestiere adatto alla nobiltà. Comunque, alcune famiglie rurali col tempo erano anche riuscite a spostarsi in città e ad accedere alle magistrature cittadine, riuscendo addirittura in qualche caso a farsi dichiarare cittadini, cives, innalzando ulteriormente il loro lignaggio, ma proprio perché non c'era nessuna limitazione che vietasse questo passaggio, anche se ovviamente i cives cercarono in ogni modo di ostacolarlo a seconda delle epoche attraverso normative e statuti, rendendo quel ceto via via più esclusivo. Ma questa è un'altra storia. Spero di aver smontato lo stereotipo del nobile medievale sempre agghindato e poco incline a sporcarsi le mani, perché questa è una visione molto più recente di quanto possiamo immaginarci.